Partiamo da questa considerazione. La vita in condominio spesso si può trasformare, in molti casi, in un vero e proprio incubo. Sentite questa denuncia che fa rumore e fa anche scalpore. Proviene dall'ANAMMI, Associazione Nazionale Europea Amministratori di Immobili. Ecco qua, messaggero, condomini da incubo, amministratori sotto tiro a Roma, crescono le aggressioni. Secondo questa denuncia dell'ANAMMI, solo a Roma nell'ultimo anno il 15% degli amministratori di condominio ha subito un'aggressione o minacce o fisico-verbali da parte di uno o più condomini. Forse dovremmo comunque, al netto di problemi che ci sono, darci una regolata. In 3 casi su 10 si è arrivati alle denunce presentate dalle forze dell'ordine, presentate alle forze dell'ordine. Non sono pochi gli amministratori di condominio, come succede ad alcuni medici negli ospedali, soprattutto ai pronto soccorso, che dicono io non ce la faccio più, lascio, cioè rinunciano praticamente all'incarico. Una fotografia inquietante, per non parlare poi delle liti fra i condomini, che questa è un'altra bella faccenda. Silvia Cesarini, avvocato, buongiorno, benvenuta. Grazie. A Uno Mattina Estate, che è esperta in materia condominiale. E collegato vedo Giuseppe Bica, che è proprio il presidente di ANAMMI. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Presidente, come si è arrivati a tutto questo? Cioè, può raccontarci in particolare qualche episodio che è particolarmente eclatante e che può far rendere l'idea agli amici a casa di quello che sta succedendo o di rivedersi in quello che sta succedendo? Beh, in realtà tutto scaturisce da un'indagine fatta dall'ANAMMI sul campione tipo degli amministratori di condominio e riferita un po' a tutto il territorio nazionale. Quindi abbiamo estratto i risultati di questa analisi e abbiamo visto che qualche dato effettivamente preoccupante. Però chiariamo che le aggressioni di cui si parla spesso non sono solo aggressioni fisiche, fortunatamente, ma anche quelle verbali. Ecco, le aggressioni verbali sono quelle sicuramente più rilevanti. Anche la diffamazione fatta a mezzo di scritti, magari messa nelle buche delle lettere, magari anonime, ecco, queste sono fatti sicuramente da condannare. Scusi, presidente, io le ho chiesto, per caso ci può riferire di qualche episodio che l'ha particolarmente impressionata per renderci l'idea di come siamo messi, sì, di come ci comportiamo? Diciamo che come attività professionale cerchiamo sempre una giustificazione anche in quello che facciamo. A Napoli è successo tempo fa che un amministratore di condominio, richiamando un condomino che aveva lasciato la bicicletta legata al cancello del condominio, si è visto spezzare 2 dita della mano. Ecco, l'abbiamo fatto martire, il primo martire amministratore di condominio. Cioè, è una situazione veramente da far west. Presidente, ma come vi difendete? Quali sono i vostri strumenti di difesa? Allora, innanzitutto la conoscenza precisa dei propri doveri e dei propri limiti di competenza. I fatti così eclatanti di violenza si realizzano soprattutto per l'ignoranza. Si ignora molto spesso nel condominio quali sono i diritti e quali i doveri. L'amministratore di condominio in questa fase è addestrato, è educato in qualche modo a affrontare questi casi anche con psicologia. Abbiamo nei nostri corsi di formazione, per esempio, dei corsi gestiti da psicologi della Sapienza di Roma che ci dicono come bisogna comportarsi, perché il condomino che incontriamo normalmente sul pianerottolo di casa non è poi quello stesso che incontriamo in assemblea. Lì si scatena un mondo di... Ci arriviamo all'assemblea. Sì. Spesso c'è bisogno dell'avvocato ed eccola qua. Eccoci qui. Avvocato Cesarini, prima di arrivare a un'aggressione ci sono presumibilmente, insomma, dei segnali che vanno in modo piramidale, cioè dalla punta si vanno ad allargare sempre di più. Come tutelare un amministratore che percepisce nel condominio un aumento, diciamo, della pressione? Allora, diciamo che l'amministratore deve stare attento a dei segnali che alcuni condomini
gli danno? C'è un crescendo in linea di massima? Si verifica un crescendo in questi segnali da attenzionare? Spesso insistono con delle richieste, iniziano con telefonate, iniziano con email, con PEC, anche con le chat condominiali, se vogliamo, perché ormai si usa molto anche il WhatsApp, e quindi di conseguenza da lì poi rischiamo quello che appunto diceva il presidente della NAMMI, ovvero questo il rischio di se vogliamo la diffamazione anche a mezzo scritto, perché poi rimane tutto prescritto. Come si può difendere l'amministratore? Ovviamente deve cercare inizialmente di mediare un pochino, perché senza partire subito con denunce o situazioni del genere, finché si riesce però, finché è gestibile la situazione, perché è ovvio che quando si comincia ad avere paura, perché a volte ci si ritrova anche alcuni condomini sotto lo studio a tutte le ore, quindi lì la situazione è veramente, può arrivare ad esacerbare gli animi, quindi cerchiamo di evitare questi contatti. Non va bene nemmeno che l'amministratore non risponda mai a questi soggetti che magari fanno delle richieste eccessive, perché vuol dire ignorarli, e quindi il rischio è che loro aumentino ancora di più i loro comportamenti, aggravino, certo, certo. Insomma. Arriviamo a questo punto proprio alle liti condominiali, sì. Va bene, Presidente? Allora, in questo caso cerchiamo appunto, in qualche modo abbiamo provato in tutti i modi di trovare un accordo e niente. Allora lì cosa succede poi quando si va per le vie legali e si va ad intasare ancora di più una situazione già molto compromessa nei nostri tribunali? Certo. Faccio rispondere prima l'avvocato per mestiere, per aderenza di mestiere. Allora sì, certo, allora quando ci sono liti, oltre che con l'amministratore, anche tra condomini stessi, perché purtroppo succede anche spesso, è proprio questo, non è solo l'amministratore, diciamo, il soggetto interessato, si affida un incarico ad un legale, il legale l'iter è legale tenterà prima la soluzione bonaria, quindi invierà la classica diffida, non ce la fa. Quali sono quindi i tempi e i costi? Allora, i tempi sono e i costi sono all'incirca, possiamo dire, una media, un minimo di 2-3 mila euro a salire, dipende sempre anche da dove siamo, dalla competenza. Andiamo ad intasare sì tribunali e anche gli uffici del giudice di pace, perché sono competenze diverse e le liti. Bisogna dire che prima di tutto c'è da fare la mediazione, che per quasi tutte le materie condominiali è obbligatoria, non per tutto ma quasi per tutto. Ok, ma quali sono i motivi principali, e qui lo chiedo prima al Presidente, certo. Presidente, i motivi principali per i quali si litiga, lo chiedo a lei e poi guardiamo e commentiamo insieme la grafica. Beh, soprattutto l'abuso delle parti condominiali. Cioè per esempio biciclette, automobili, immobili lasciati in posti nelle parti comuni. Rilevante specie in questo ultimo periodo è lasciare la roulotte o la barca o il carrello della barca nello spazio condominiale. Ecco, quindi l'abuso delle cose comune. Ecco, nello specifico la vostra fonte ci racconta di cattivi odori e rumori molesti, uso improprio, sì, degli spazi comuni, rumori in cortile, annaffiatura di piante e balconi, animali domestici, raccolta differenziata, liti per l'esterno del condominio. Che vuol dire, sì, genericamente l'esterno del condominio? Ecco, per esempio l'installazione di tende o con compressori per l'aria condizionata messi in maniera che alterano un po' il decoro architettonico. Ecco, questo è sicuramente uno dei casi e limite, soprattutto in questi ultimi tempi l'installazione di dei condizionatori messi un pochino a macchia di leopardo invece magari di essere allineati dentro, certo, un balcone. Certo, certo. Avvocato Cesarini, ci sono dei soggetti che per varie motivazioni o anche semplicemente per frustrazione personale, non lo so, ci prendono proprio di mira. Cioè non piace la serenità e la tranquillità dell'altro. Qual è l'identikit di questo vicino, di questo condomino che magari ci prende proprio di mira e vuole in qualche modo proprio rovinarci la vita? Sì, si trovano, e devo dire che spesso è un soggetto che si ritrova, se non in tutti i condomini, quasi. Spesso sono persone problematiche, con problemi, come appunto diceva lei, con problemi sia personali, anche economici a volte, perché quando poi siamo in condominio si affronta anche il discorso economico, che sono intolleranti, possiamo dire, e anche prepotenti, quindi ci sono
due caratteristiche: l'intolleranza, perché come vedevamo le motivazioni sullo schermo, ovviamente si è intolleranti alla qualsiasi situazione, dal rumore dei tacchi magari della signora di sopra, alla lavatrice, al bambino che gioca nel giardino. E quindi quando si è presi di mira come ci difendiamo? Allora, quando si è presi di mira bisogna assolutamente cercare prima di tutto sempre di mediare, coinvolgere l'amministratore ove possibile, diversamente rivolgersi a un legale. Allora, Presidente, a un certo punto poi ci sono le riunioni di condominio che diventano tipo il ring, il wrestling americano, e succede di tutti i colori. Allora, qualche suggerimento per piacere, innanzitutto il buon senso, cioè cosa fare e non fare durante queste riunioni? Allora, innanzitutto cercare di essere competenti e far trasparire questa competenza anche ai condomini, perché spesso... anzi sicuramente è solo l'ignoranza che crea attriti nel condominio, magari ci si sente in qualche modo derubati di qualche diritto, ecco, quindi l'amministratore di condominio deve essere a conoscenza esattamente di quelli che sono i doveri del condominio e quelli dell'amministrazione, quindi questa conoscenza evita il progredire di cause e di attriti tra condomini. Per esempio prima sentivo quella degli odori, ecco, le nostre città sono diventate molto spesso multietniche, quindi la cucina per esempio è uno degli elementi che sta disturbando qualcuno dei condomini e se ne fa un discorso quasi razzista, quindi bisogna essere molto attenti. Grazie a Giuseppe Bica, presidente di Anammi, e grazie a Silvia Cesarini, avvocato esperta in materia condominiale. Grazie. Penso che da oggi avrà qualche telefonata in più, perché è un problema che riguarda tanti nostri amici a casa.